Accuse al Papa, Bergoglio, giudicate voi, il caso Diciotti, Salvini, sarà un'inchiesta boomerang, il ponte Morandi, autostrade pubblica la convenzione con il Ministero. Mentre Papa Francesco chiede perdono in Irlanda per i preti pedofili, l'ex nunzio negli Stati Uniti lo accusa di aver taciuto sugli abusi del cardinale di Washington. Alle accuse Bergoglio replica: fatevi il vostro giudizio, il comunicato parla da sé. In merito invece ai migranti sbarcati dalla nave Diciotti, il pontefice ha annunciato che andranno un centinaio a Rocca di Papa. Il ministro dell'interno Salvini torna sul fascicolo aperto su di lui dal procuratore Luigi Patronaggio in merito al caso Diciotti. Indagine aperta per sequestro di persona. Niente immunità, voglio essere processato, voglio proprio vedere come va a finire, sarà un boomerang, afferma. Lo difende Di Maio, governo compatto, Salvini va davanti, ma no attacchi a PM. Dopo il crollo di Ponte Morandi, Autostrade per l'Italia sceglie di giocare d'anticipo sulla relazione alla Camera del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e mette online, rendendo pubblico e accessibile a tutti i cittadini, il testo della convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con tutti gli allegati. Questa sera l'Olimpico Roma-Atalanta, ultima partita della seconda giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno dopo la prima giornata di campionato. La Roma in particolare è riuscita a iniziare la stagione con una vittoria contro una squadra in forma come il Torino, che ieri ha fermato l'Inter. E per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre al sito adncronos.com. Arrivederci dalla redazione web.